Nonno Drac, quando tornano mamma e papà? Presto, mio piccolo Denisovich. Non ti preoccupare, torneranno dal loro viaggio d'affari a Loch Ness in un batter d'occhio. Che facciamo nel frattempo? Mi sto annoiando. Ah, mie creaturine della notte, ecco per voi il miglior incantesimo per evocare del divertimento. Bene, miei piccoli demoni, oggi che storia volete sentire? Felice di venire. Tanto tempo fa, in una terra molto lontana, viveva un giovane particolarmente bello e possente di nome Drac l'Apprendista. Scarafaggi, che caldo! E sta anche per sorgere il sole! Meno male che sono arrivato. Drac l'Apprendista aveva passato giorni a esplorare quel deserto rovente, ma aveva finalmente trovato... la Grotta dei Tesori! Il leggendario tesoro dei ladri è lì dentro! Ah, straniero! Perché sei venuto qui? Mi chiamo Drac l'Apprendista! Rispose il bellissimo giovane. E voglio entrare a far parte della banda di ladri! E così vuoi una parte del bottino? Che io, il re dei ladri... ti proteggo nella Grotta dei Tesori. In tal caso dovrai dar prova del tuo valore. Per cominciare, portami 3 medaglioni custoditi dai miei uomini. E se fallirai, non ti azzardare a tornare. Drac l'Apprendista esitò per un istante. Aveva sentito storie circa i pericoli che affliggevano queste terre. D'accordo, ti porterò i 3 medaglioni. Ma si fece coraggio e accettò, ossessionato dal pensiero di mettere le mani su quell'enorme tesoro. Ehi, ehi! È ora della storia! Voglio sentire anch'io! Scordatelo! Frank, aspetta un... Che è successo? Dov'è il resto del mio corpo? Sei il solito tontolone, Frank. Ora il giovane apprendista dovrà trovare le parti mancanti del tuo corpo sparse tra i capitoli. Ma è fantastico! Sarò il protagonista della mia storia personale! Il giovane apprendista sapeva che lo aspettava una missione difficile. Non sarebbe stato facile ottenere i medaglioni. Dopo un viaggio lunghissimo, Drac l'Apprendista si sgranchì le gambe con qualche passo di danza. 1, 2, cia cia cia! Bene! Oh no!
C'è una grossa roccia che ci blocca la strada! Dobbiamo scavalcarla! Così si fa! Il prossimo obiettivo è lontano, forse è meglio correre! Veloce, eh? Ma fa attenzione! E se facessimo un salto durante la corsa, andremo sicuramente più lontani. Bene. Questa zona sembra pericolosa. Meno male che puoi diventare un pipistrello e planare in un'area sicura. Ottimo! Stai imparando in fretta! Ora proviamo qualcosa di più difficile. Lo scatto aereo ti permette di accedere alle zone più distanti o rialzate. È come una spinta finale. Prova a raggiungere l'obiettivo con tutti i poteri che hai imparato. C'è un oggetto! Colpiscilo e vedi che cosa succede! Ottimo! Hai distrutto tutti gli oggetti! Come vedi, con alcuni puoi ottenere delle ricompense! Ho sentito che puoi usare lo scatto per evitare trappole e nemici pericolosi. Prova! Lo scatto avverrà nella direzione in cui stai andando. Fai attenzione quando lo usi su piccole piattaforme o precipizi. Puoi usare la raffica anche per attivare una pedana a pressione. Si fa.